No, a chiarire che poi sono state magari interpretate male le mie parole, che io ho detto che noi giocatori siamo con la mancanza di queste, tra virgolette, ho messo da esempio il campo e la palestra, siamo limitati perché non abbiamo queste cose, questa minima struttura, anche mister limitato per la mancanza di questo campo, la mancanza di un campo discreto e una palestra. Invece ho letto il giornale stamattina, un macello, cioè che io ho detto che i giocatori sono limitati, che il mister è limitato, hanno parlato pure di stipendi che poi io non ho parlato di stipendi ieri. Stamattina ho visto che io ho parlato di stipendi, che i giocatori sono scarsi, che il mister è limitato. Ma sul giornale poi è uscito come se... Io penso che anche nei confronti dei ragazzi no, sembra anche una mancanza di rispetto dalla mia parte. Però più che altro volevo chiarire queste cose qua perché io non penso che mi sia limitato e noi, i giocatori, perché mi metto anche in mezzo, siamo in questa situazione. Ho parlato sì che è difficile de raggiungere l'obiettivo, perché se fosse facile... Però sono state passate cose sul giornale che tra l'altro penso che non c'erano neanche ieri dei giornalisti, tanto della Gazzetta quanto del Corriere, o mi sbaglio? Non c'erano Ieri. alcuni giornalisti che hanno poi scritto. Comunque volevo solo chiarire queste cose qua, che io ho detto che la mancanza di questo minimo di struttura magari per l'allenatore e per i giocatori possono creare un po' di limiti. Va bene. Scusa, tu pensi che la mancanza appunto di una struttura adeguata sia Comunque, dovuto... apro e chiudo parentesi, io ho detto comunque che non è fondamentale, non è la causa Non è di la causa questi principale. problemi. Io ho fatto un esempio, ma comunque non è la causa di questi problemi nostri, della nostra situazione. Comunque tanto la Serie A quanto la Serie B, io penso che tutte le squadre hanno i problemi, ma non è fondamentale, ho detto.